Buongiorno, ieri sera non ho sistemato i giochi di Angelica come solitamente faccio ogni sera perché ero molto stanca e quindi sono tutti alla rinfusa, ma la cosa più bella è questa. Questa giraffa di Temu, tra l'altro, l'avevo messa via per la sua cameretta, dato che la dobbiamo fare e mi sono detta le metto via questo peluche perché è bello e più che altro da esposizione, ecco. E glielo tiro fuori quando avrà la cameretta, così potrà giocarci nel mentre non lo sporca, non lo rovina. È andata a scovarla, io non so neanche come abbia fatto perché l'avevo nascosta a momenti, non mi ricordavo neanche più io dove l'avessi messa. E niente, l'ha portata qua e ieri sera ha pensato bene di farle fare una brutta fine, cioè dolori di cervicale alla grande proprio qui. Comunque, cioè, la cosa bella è che prendeva lo sportello e chiudeva continuamente con il collo in mezzo. È una bimba un po', insomma, è un po' da tenere sotto osservazione, soprattutto quando è insieme agli altri bimbi, perché non si sa mai. È finita la pace, ero in bagno che mi stavo restaurando e è arrivata col papà. Cosa c'è? Vuoi andare di nuovo a spezzare il collo alla giraffa? Eh? Ah, il cavallino, giusto? Sì, il cavallino. Amore, però, sei spazio. Aspetta, amore. Spostiamo il cavallino, magari tiriamo anche sulla serrana che è un po' buio. Ma cosa stai facendo? Ma volevo chiederti, no? Perché hai un calzino in mano? Dov'è l'altro calzino? Ma guarda che c'è un piedino scoperto. Tutte le mattine adesso si sveglia con un piedino così. Amore, evviva la vita, Angelica. Buongiorno! Stai dormendo in piedi? Stai dormendo sul cavallino? Vuoi andare sul cavallino? Sì, dai, mamma ti mette. Stai abbracciando il tuo amichetto? Gli dai un bacino? Tu hai lui e io ho lei, dello stesso colore. Dove vai? Cappellona spettinata, dove vai? Ciao Lisa. Ciao, ah, Lisa gioca con quello, giustamente. Lisa, falla passare. Con tutti i giochi, guarda con cosa deve giocare. Con tutti i giochi che ha. Cos'è quello? Dallo a mamma. Dallo a mamma. Come no? Dallo a mamma. Dove stai andando? Da papà? Dì, papà, sei caduto nel gabinetto. Papà, vieni, che giochiamo insieme. Che te la svegli sempre. Attenta, amore. Cosa c'è? Oh, ha schiacciato quello col piedino, mannaggia. Dove vai? Vai col tuo papà e sei tutto il giorno con lui appiccicata. Guarda, papà, guarda che sta Sono arrivando. bloccato, Sei rimasto sennò. Devo bloccato? prendere l'occhio. Veramente? È la vecchiaia quella. No, che non sono più padrone del cuscino. Lo so, perché c'è qualche gnomo? Cosa c'è che vuoi? Oh, il cavallino. Ah, vuoi portarlo sul divano? Va bene, adesso lo mettiamo vicino papà sul divano. Guarda che io ho preparato il tavolo e lei me lo sta già smontando tutto. Ma aspetta, amore, sto facendo il cappuccino. Beh, ma ti ero ora ci metto a fare le cose. Un po' Allora di fai tu. più. Vero? Io non posso. Ah, sei la vecchiaia. Pipì, pipì, pipì. Amore, aspetta! Oh, che bel chiappone! Mamma mia, che uomo sexy! Oh. Amore, mi servirebbe quello per metterci il cappuccino dentro. Amore, grazie. Va bene, brava. Adesso te li riprendi. Prendi il ladro, no? Ma sì, non è che ne sporco Sta facendo. 300. Cosa stai Sta facendo? mescolando. I travasi, brava, manca. Ma che cosa c'è? Con tutti questi capelli negli occhi, dobbiamo tagliarli, eh? Sì, ma non tu. Lo dico sempre, però. Non tu. Ma amore, ma mi lasci un attimo la tavola 3 secondi composta? Ve le ricordate le mie tavole? Sono un lontano ricordo. Comunque, l'unica cosa che mi dà soddisfazione in questa casa è il mio cappuccino.
meraviglioso. Chissà se la mia bimba me lo lascia sul tavolo, me lo butta giù il tempo che finisco. Cioè non c'è più niente. Tutto. Non c'è più niente qua. Vabbè. Scusami, cosa stai facendo? Quello è di mamma, è mio, no, di mamma. Cosa stai facendo? No, quello era il mio, avevo io frullato quello di mamma. Stai sbavacchiando tutti i cucchiai. Ma guarda te questa mucciosa. Mucciosa, dammi la scodellina, dov'è papà? Te l'ho già portata. Cosa c'è? Una nuova posa. Ma cosa stai facendo? Ma il pancione è come papà? Oh. Guarda, la carrà. Ragazzi, buongiorno. Allora, ce l'abbiamo fatta questa mattina. Una lotta è fare colazione a casa, veramente una lotta. Cioè, mi sono svegliata alle 7, sono le 10:20 e niente, dobbiamo ancora uscire di casa. Allora, oggi dovremmo riuscire, se possibile, ad andare a comprare la vernice per lo specchio. Non so se riusciremo a dipingerlo di oggi, cosa molto difficile perché è un lavoro da fare con assoluta calma. Però comunque, non lo so, intanto dobbiamo portarci avanti e comprarlo. Mi avete dato tanti suggerimenti, tipo di utilizzare la foglia oro, però ragazzi io la foglia oro non l'ho mai utilizzata, quindi è meglio evitare perché lo specchio comunque ha il suo costo, nel senso che costa 180 euro e non vorrei rovinarlo. Magari poi neanche si rovina con la foglia oro, però insomma, non essendo un metodo che ho utilizzato, insomma, non preferisco evitare, ecco, non conoscendolo. Poi magari è semplicissimo, però vabbè. E mi avete consigliato di utilizzare i pennarelli, quelli oro, però anche lì non so bene, non avendoli utilizzati più che altro per fare questo genere di lavori. E dobbiamo cercare una tipologia di oro particolare che vada a richiamare altri dettagli che sono presenti in camera da letto, quindi adesso non so bene. Volevo andare sinceramente io in settimana, però preferisco e ho preferito più che altro aspettare Omar perché sicuramente lui se ne intende di più. Allora, diciamo che tra tutti i vostri consigli noi siamo orientati o sulla bomboletta spray, che dovrebbe essere anche un metodo veloce, tolta la parte in cui viene coperta la parte dello specchio, oppure sul classico pennellino. Adesso comunque vediamo, valutiamo in base appunto a quello che troviamo. Poi sinceramente vi dico, essendo stata una settimana particolarmente stancante, mi piacerebbe tanto andare a fare semplicemente un giro per negozi, però qua c'è sempre qualcosa da fare. Adesso stasera vabbè, siamo a casa a cena dai nostri amici, nel senso che comunque oggi avremmo dovuto dipingere lo specchio e metterlo su, ma non c'ho voglia ragazzi, non so perché, anche se poi è bello perché ti vedi già una parte di casa completata, però non lo so, sarà che sono particolarmente stanca, ma della casa non me ne frega più di tanto, sono sincera, anche perché settimana prossima, sabato prossimo, verrà mio cognato perché iniziamo i lavori in camera da letto per mettere il famoso camino elettrico che ho già ordinato e dovrebbe arrivare appunto in settimana. Incrociamo le dita, speriamo, perché ultimamente Amazon sta facendo un po' di casini, ecco, non rispetta tanto le date di consegna e più che altro poi c'è anche il Black Friday, quindi non lo so, magari saranno strapieni di lavoro e forse ce la faranno. Vabbè, noi intanto comunque abbiamo le misure, nel caso anche se non dovesse arrivare iniziamo a fare la struttura e poi lo andremo a inserire in un secondo momento. Certo è che se arrivasse in settimana sarebbe perfetto, perché facciamo che metterlo dentro e boh, la cosa è fatta e bisogna soltanto più poi imbiancare la parete. E anche per quanto riguarda la parete ho in mente un'idea particolare, sarà una cosa molto semplice perché la parete di fronte, che è quella della testata del letto, ha la carta da parati, quindi non andremo ad appesantire troppo, però non voglio lasciare tutto bianco, voglio fare un qualcosa di particolare. Adesso poi domani pomeriggio viene mio cognato e ne parlo anche con lui, viene apposta perché così parliamo anche di questo lavoro che dobbiamo fare e poi ci deve fare anche un preventivo per quanto riguarda la parete di fronte al divano e quella vediamo un po' quando farla. Non è mio fratello di non darti più retta a te. Sono pericolosa se trovo qualcuno che mi dà retta, vabbè, no, più che altro per avere un preventivo perché
avrà un costo maggiore quella parete lì di fronte al divano piuttosto che la struttura in cartongesso che andremo a fare in camera da letto. E quindi voglio un attimino sapere quanto verrà a costare e valutare eventualmente se farla tipo entro Natale o se farla in un secondo momento. Adesso vediamo, procediamo con calma. Sicuramente sabato prossimo iniziamo i lavori in camera da letto, quello è sicuro. Angelica, ti sembra il comportamento di una signorina che è appena stata cambiata con la giacca bianca a strisciare sul pavimento? Angelica. Ho tutto il mio caricabatterie perché lì. Non lo so. Angelica. Dai, andiamo. Se hai finito di pulire sotto il letto, possiamo andare. Guarda, sei atletica come tuo padre nell'alzarti. A cosa parli? Dai, amore, vedi, papà si alza così. Ecco, dai, coraggio, so che sei imbacuccata, devi solo da non metterti per terra a pulire tutto. Ah, devi andare a pulire anche sotto il letto? Dai, andiamo. Andiamo, dai. Dai, che abbiamo tirato giù già tutte le serrande, ci manca solo uscire di casa. Andiamo, no, amore, andiamo. Quello non si può portare il cavallino, eh. Dai, vieni in braccio a mamma. Oh, che meraviglia. Che belle cosine di Natale. Omar, vieni qua. Senti, io voglio mettere... quello lì, lo vedi quello lì? Sul balcone, lo mettiamo sul balcone. Sì. Sì? Possiamo mettere Lisa. Lisa? A me piace tanto. Anche quelli sono belli, sono enormi, grandissimi. Gli alberi anche sono molto belli. Bello anche questo. Vediamo. Beh, non costa tanto. 170, 210. 1,40. È bello. Bello, bello pieno, bello cicciottoso. Sono finiti? Perché c'è lo sconto. È scontato. È bellissimo. Bello, 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 bello. Allora, siamo nel parcheggio di casa. Io sono in macchina, come vedete, perché Angelica sta dormendo. Sono 2 ore che dorme. Praticamente ha dormito tutta la mattina. Omar è andato dentro a portare la spesa. Comunque, vi ricordate che un po' di tempo fa vi ho detto che se un domani dovessimo cambiare casa ci piacerebbe acquistare un appartamento sempre in questo complesso, che però è su 2 piani e ha anche un mega terrazzo che ha una vista spettacolare. Adesso, senza inquadrare ovviamente il palazzo, più che altro la casa degli altri, vi faccio vedere la vista che avrebbe quell'ipotetico appartamento che noi abbiamo puntato. Adesso vi giro la telecamera e ve la mostro. Allora, praticamente questo qui dove c'è il mio dito è il terrazzo. Non lo inquadro appunto per una questione di privacy, più che altro, ripeto ragazzi, per la casa degli altri. Perché non mi va di riprendere casa di altri. E questa sarebbe la vista meravigliosa, cioè meravigliosa. Le montagne, gli alberi, è veramente stupenda proprio. Cioè, io ho già detto loro che se un domani dovessero vendere casa, di farcelo sapere, perché secondo me è l'appartamento più bello di tutto il complesso. È esattamente come il nostro, per quanto riguarda, diciamo, la struttura, però in più loro internamente hanno la scala che ovviamente porta al piano di sopra. È un appartamento strutturato su 2 piani ed è meraviglioso. Allora, mi sono data il cambio con Omar, è rimasto lui in macchina, io sono rientrata e ho iniziato a mettere su il sugo per il pranzo. Comunque, appunto, vi stavo dicendo che... Allora, un po' di tempo fa vi ho accennato di un nostro progetto. Allora, praticamente, noi qua stiamo molto bene. Abbiamo trovato, se ci avete seguito lo sapete, questa casa con tanta fatica, perché comunque abbiamo incontrato un sacco di ostacoli. Insomma, stavamo comprando un'altra casa, poi era una casa abusiva, insomma. Alla fine, quando ormai eravamo completamente scoraggiati, siamo riusciti a trovare questo appartamento che ha tutte le caratteristiche di una casa che cercavamo.
nel senso che come metratura è ottima per noi, e ho potuto fare il mio amato open space, ho potuto mettere l'isola, avere la cucina con isola, eccetera eccetera, lo sapete se appunto mi seguite da un po'. Però se un domani appunto dovessero vendere l'appartamento di sopra, noi vorremmo comprare quello. Stiamo facendo qui i lavori ovviamente per sistemarci, per sistemare la casa, per viverci tranquillamente, e non la cambieremo per nulla al mondo. Però se dovessero mettere poi in futuro in vendita l'appartamento che vi ho mostrato, semi mostrato, noi vorremmo comprare quello. Stiamo facendo dei lavori anche per aumentare la classe energetica dell'appartamento e poterlo poi ovviamente un domani rivendere a un valore maggiore rispetto a quello a cui lo abbiamo comprato. Ovviamente non è una cosa che capiterà tipo l'anno prossimo, assolutamente, anche perché sinceramente non ce la faremo economicamente, però appunto se dovesse capitare cambieremo. Lasceremo questa casa solo per un appartamento così, per quell'appartamento in particolare, perché è davvero meraviglioso. Va a richiamare le caratteristiche di questa casa, perché praticamente il sotto è tutta questa casa, solo che in più ha il piano di sopra e ha quel terrazzo con quella vista spettacolare. Ci sono più appartamenti strutturati in questo modo, in tutto il complesso, ovvero su due piani, però quello secondo me è il più bello di tutti, come vi dicevo prima, perché è esposto in un'angolazione spettacolare. Gli altri non hanno una bella visuale, hanno una visuale molto semplice tra virgolette, e quello invece è veramente molto molto bello. Tutto quanto vi riprende. Io vedo cosa sta combinando. Questo qui cosa sta combinando? Andando in guerra per il bucato. Guarda, me lo complica andare in guerra. Amore, quel coso che tu hai in testa era dentro la lavatrice, sarebbe da stendere. Se te lo togli, grazie. Grazie, lo dai a mamma. Ma come no, dammi qua. Grazie. Oh, come sei bella. Sembri appena uscita dalla lavatrice. Cosa stai facendo, mamma mia? Dai. Perché sei intestardita? Ma perché ti sei intestardita con sta maglia? È mezz'ora che devo cercare di finire di vestire. Papà, la devi rincorrere. No, no. Dai, rincorri la poverina, sta mettendo la maglia al cavallino. Come sei fatto? Vuoi andare sopra il cavallino? Sì, papà sul cavallino. Sì, il cavallino muore. Si apre in due il cavallino. Che quattro. Comunque devo dire che la lavastoviglie è bella carica, non è rimasto neanche più uno spazietto libero, sente che non si chiude neanche più. E adesso la facciamo partire, ragazzi, una manna da... No, metti bene quel contenitore lì, quello col sugo, è una manna dal cielo, veramente una manna dal cielo. Se Angelichina scendesse giù... Comunque per avviarla bisogna mettere il detersivo, sì, lo so, e il frullantante. Ah, ok. Detersivo. Se Angelichina scendesse giù lo farei io, non ma so io. Non so neanche dov'è il detersivo. Sta aprendo tutti i cassetti, no, a cavolo. Ah, bravo. Allora, non fate caso alla scolapasta e alla pentola, ma non ci stava più niente nella lavastoviglie, così l'abbiamo messa lì e faremo o le laviamo a mano o le mettiamo poi facendo le parti in un secondo giro. Scusate, ma siamo dopo pranzo e ho un abbiocco tremendo. Dunque, volevo dirvi che questa mattina alla fine abbiamo acquistato questa vernice spray metallica oro intenso. La ragazza che era lì da Laura Merlin ce l'ha fatto vedere su un foglio per capire più che altro il colore, ed era molto bello. Quindi niente, alla fine siamo andati su questa. E così anche più veloce, ragazzi, perché star lì col pennellino non ci passa più.
dato che abbiamo molta voglia di fare questo lavoro, almeno questo ci semplifica un po' il lavoro. E l'unica cosa è che eravamo convinti di avere lo scotch di carta per coprire lo specchio, ma una volta arrivati a casa non l'abbiamo più trovato, quindi utilizzeremo lo scotch normale, utilizzeremo dei volantini per andare a ricoprire la parte dove c'è lo specchio. Poi ho fatto un salto da Action, non ho trovato niente di interessante, ho preso però due cose. Sapete che io sono la maniaca delle tazze, no? Guardate che belle, stupende, bellissime. Sono piccoline, non sono grandi. Per i mini cappuccini, ovviamente è tema natalizio, ma secondo voi questa è una renna, un cervo? Non si sa bene che cosa sia. Se avete visto due o tre video fa, capirete il perché di questa mia domanda. Comunque, le ho pagate 90 centesimi l'una, però non vi dico per prenderle. Cioè, io ero lì che stavo scegliendo, no? Perché c'era questa fantasia, che a mio parere era quella più carina, e poi c'erano anche altre fantasie con le scritte. Mentre ero lì, arriva una, adesso vi faccio vedere una cosa, aspettate che vado a prendere un attimo la cavia. Allora, praticamente lui la cavia, svegliati! Allora, tu adesso devi far finta di essere me mentre sto guardando le tazze sullo scaffale. Smettila. No, in silenzio, ero da sola, non è che parlo da sola. Dai, ma stai su, ma che sei mollusco? Allora, lui e me, praticamente arriva una, finiscila. Arriva una che mentre io avevo le mani che guardavo, così era tipo... No, che... Ma come ho fatto a tenerti? E comunque, era messa così sulla mia schiena. Dove guarda che sto cambiando colore. Ma guarda che mi fai cadere. Guarda che sei a terra. Ma sì, mi hai fatto sbattere il ginocchio. Sai che la mia età prima che si rimette a posto ci vuole una vita. Schiena. Aia, no, era l'altro ginocchio. No, comunque io odio... Perché ti sei tenendo il fianco? Perché mi fa male anche il fianco. Posso tornare a fare di girare così? Sì, torna di nuovo sul divano. Scusa se ti ho disturbato. Comunque fai proprio schifo come attore. Mamma mia, ragazzi, mi si è incriccata la schiena. No, comunque per dirvi che io odio quando sono lì che guardo qualcosa e ho la gente appollaiata sulle mie spalle e metteva le mani dove le mettevo io. E quindi alla fine mi sono allontanata per non spaccarle la tazzina natalizia sulla testa. Giusto spirito natalizio. E alla fine poi quando lei se n'è andata finalmente fuori dalle scatole, io sono ritornata e ho preso la seconda. Bene, era fondamentale farvi questo racconto. Allora, Omar si è reso conto che è possibile andare a rimuovere la cornice, così almeno lo andiamo a dipingere senza bisogno di stare a mettere lo scotch e di coprire il vetro. Comunque adesso girandolo mi sono resa conto che se avessero lasciato questa tonalità qua di oro sarebbe stato perfetto, perché guardate, cioè così è marrone praticamente diventato. E niente, cioè lo descrivono come... color oro sul sito, ma in realtà di oro ci sono soltanto i ganci dietro, perché questa parte qua mi sembra tutto tranne che oro. Ragazzi, specchio in posizione, lasciato lì ad asciugare, è venuto ok, per adesso l'effetto è molto bello, è quasi a metà asciugatura, è stato ovviamente molto semplice e veloce, vediamo poi una volta completamente asciutto come sarà l'effetto finale. A questo punto credo proprio che ormai lo vedrete su, insieme alla cassettiera che ancora non vi ho mostrato, è da un bel po' che ce l'abbiamo, da un mesetto, ma ancora non ve l'ho mostrata perché aspettavamo lo specchio. Quindi nei prossimi giorni vi farò vedere un nuovo angolino della nostra camera da letto. Ora vi saluto, vi mando un bacio grandissimo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!